Allora, l'amore a 20 anni è chiaramente una storia d'amore per due ventenni, ma è anche diciamo, una storia che parla dell'amore nei rapporti umani e quindi non solamente un amore di coppia. E per questo, effettivamente, è un amore anche familiare. Per questo, l'incontro tra Giulia e Silvia, due protagonisti, è un incontro anche tra due mondi totalmente diversi. E pensando a quello che diceva Wallace, cioè che ogni storia d'amore è una storia di fantasmi, effettivamente il cortocircuito è lì, nel momento in cui loro si incontrano, si portano dietro questi fantasmi e da lì comincia un po' il disastro. Sono stato molto felice quando ho scoperto che hanno fatto una playlist Spotify del romanzo. Perché nel romanzo, non solo nella dimensione musicale, dove appunto convivono, ci sono Stromae, per esempio, e De Gregori, i Beatles e i Cani, c'è una forte convivenza tra passato e presente, quindi non un contrasto, e questo vale anche per la dimensione cinematografica, perché se ci sono i film indipendenti americani di oggi, c'è anche, ovviamente, a partire dal titolo, Truffaut, per cui il cinema e la musica sono sicuramente due campanelli d'allarme che possono, diciamo, tracciare un po' quelle che sono le vite e le storie dei personaggi e il rapporto tra loro, soprattutto il rapporto tra padri e figli, anzi, meglio, tra padre e figlio.